Avvocato Pagani, che cosa ci dicono queste sentenze, prima per Bolzaneto e poi per la Diaz? Ma le due sentenze sono molto diverse. Diciamo che a Bolzaneto si è comunque arrivati a colpire i due responsabili della struttura e a individuare le loro responsabilità. La vicenda invece della Diaz è molto più brutta e molto più triste, perché da una parte diciamo che è emersa la verità delle denunce che hanno fatto le 93 persone che erano alla Diaz, cioè nessuno ha contestato che questi ragazzi siano stati aggrediti nel sonno, siano stati picchiati senza alcuna ragione, siano stati lasciati senza cure, che diciamo siano state fatte dei sequestri di oggetti a caso, cioè senza dare una precisa attribuzione di questi oggetti sequestrati a nessuno di loro. Non è in dubbio che siano state portate da parte della polizia le due Molotov che erano state rinvenute da un'altra parte e che erano state utilizzate per costruire un castello di accuse false. E rispetto a queste verità che nessuno è in grado di smentire, nessuno ormai intende smentire, rispetto a queste verità c'è una grave lacuna di chi ha visto e chi non ha visto. Noi siamo molto delusi perché prima di tutto cozza contro la logica, contro il buonsenso, che siano puniti soltanto i manovali del terrore, diciamo così, i macellai che hanno fatto questa cosa, e non invece i loro capi, che erano a pochi metri di distanza da loro, che hanno sentito le urla, che hanno visto l'irruzione com'è stata, che hanno visto la gente sporca di sangue, che hanno visto tutte queste cose, e sembra che non siano stati da un'altra parte, sembra che non ci siano mai stati. E per questo è una grande delusione, perché si è persa una grande occasione di fare giustizia non soltanto per la Diaz, ma per tutti coloro che si trovano a essere nelle mani della polizia. E con sentenze di questo genere, in cui praticamente si dice e si afferma che falsificare un verbale non è un reato, e così insomma si buttano alle spalle tutto il nostro sistema giuridico e ne viene travolto. Con sentenze di questo genere noi siamo molto preoccupati, non soltanto per la Diaz e per quelli che erano nella Diaz, ma siamo molto preoccupati per quelli che oggi stanno lottando per una scuola pubblica per tutti, che stanno lottando per il posto di lavoro, che si trovano a scontrarsi contro l'apparato repressivo dello Stato e che oggi da oggi hanno molte meno garanzie per la loro incolumità fisica e per i loro diritti. Se c'è stata una lacuna probatoria, il problema è che questa lacuna probatoria è stata causata dalla polizia, nel senso che per anni la polizia ha protetto i suoi stessi appartenenti, per anni la polizia ha negato di dare informazioni. È di questi giorni la notizia che c'era un famoso, diciamo, poliziotto con coda di cavallo che viene ripreso all'interno della Diaz come in silhouette, diciamo, che non si vedono esattamente i contorni del viso, si vede però questa coda di cavallo e questa persona che impugna un manganello e picchia una persona a terra. Per 7 anni si è chiesto alla polizia di dire chi fosse questo poliziotto, e dopo 7 anni i PM sono riusciti a scoprire che questo poliziotto esiste, ovviamente, ed è in forza alla Digos di Genova. Ora, già soltanto queste cose, questa omertà, queste difficoltà che la polizia ha opposto alla ricerca della verità, avrebbero dovuto indicare al tribunale qual era il clima intorno a questa cosa, qual era proprio il clima di nascondere la verità, di impedire di arrivare alla ricerca, a trovare la verità. Io però sono convinto che con un po' di coraggio, che è il coraggio normale che qualunque rappresentante delle istituzioni, se fossimo in un paese democratico, dovrebbe avere, con un coraggio normale avrebbero potuto i giudici
dare una diversa valutazione dell'immenso materiale probatorio che ne è scaturito e soprattutto del comportamento processuale che hanno dato non solo gli imputati, ma che i vertici della polizia hanno dato, che è stato un comportamento teso ad affossare l'inchiesta, a rendere più difficile il raggiungimento delle verità invece di fare quello che dovrebbe essere il loro dovere, cioè operare per raggiungere la verità. Io ritengo che la verità giudiziaria sia più limitata rispetto alla verità che può emergere da un'inchiesta che assume i toni della politica e, se vogliamo, anche della buona amministrazione, perché giustamente il giudice, se ha un dubbio, deve assolvere. Io devo dire che noi saremmo contenti come avvocati se questi principi fossero sempre seguiti. Vediamo però che questi principi sono stati seguiti quando si tratta di giudicare i potenti e non quando si tratta di giudicare la povera gente, perché nei processi che vengono fatti quotidianamente, in cui magari ci sono persone arrestate perché hanno rubato due bistecche o due mele o perché hanno fatto delle violazioni, queste persone normalmente non hanno diritti, e quindi è un'ipocrisia enorme pensare che i diritti siano uguali per tutti. In realtà c'è stata una profonda protezione rispetto ai vertici della polizia. Mi spiego: se è accertato che un certo funzionario di polizia portò all'interno della scuola due bottiglie Molotov che erano state trovate fuori, e questo è certo, assolutamente fuori ogni dubbio, e che questa falsa prova serviva ovviamente per incastrare i ragazzi che erano dentro la Diaz. Ora tutti si domandano, anche il più sprovveduto si domanda, ma com'è possibile che questo funzionario intermedio abbia agito da solo, non abbia detto nulla? Cosa diceva Troiani ai suoi capi mentre ha ripreso davanti alla Diaz con in mano il sacchetto contenente la Molotov? Non possiamo pensare che costoro, i suoi capi, non siano stati informati, fossero assolutamente estranei, fossero all'oscuro di quel che stava succedendo. Il materiale probatorio è enorme. Un altro punto interrogativo, che non, ovviamente, rispetto al quale nulla posso dire, è la questione del falso accoltellamento. Io continuo a dichiararlo falso non soltanto perché è stato detto dai RIS, evidentemente i RIS vanno bene quando ci sono le trasmissioni televisive o cose di questo genere, non vanno bene nei processi veri contro i capi della polizia. È stata data una versione che non sta assolutamente né in cielo né in terra, perché questo agente sarebbe stato accoltellato in una stanza dove c'erano altri 9 agenti da una persona che poi è scappata. Io vi chiedo di pensare come ciò sia possibile. Ciò non è possibile, ciò nonostante il tribunale l'ha assolto. Noi, ripeto, vedremo le motivazioni, però non, assolutamente in punto di fatto non si riesce a comprendere come tutto questo enorme materiale probatorio sia stato oscurato, sia stato negato sostanzialmente dal tribunale. E poi non si riesce a capire come ancora oggi il capo della polizia dica faremo chiarezza, e sono passati 7 anni e mezzo, i momenti per fare chiarezza ce n'erano tanti, e ora questa chiarezza sa tanto di un nuovo insabbiamento, insomma, di dare qualche spiegazione limitata, ma in realtà di non arrivare alla verità, alla giustizia. Questa sentenza mi ha dato un colpo decisivo rispetto alla fiducia che comunque continuavo ad avere nelle istituzioni. Oggi penso che ne ho molta di meno per l'indipendenza della magistratura, ne ho molta di meno per le garanzie che la magistratura può dare a tutti i cittadini di rispettare i nostri diritti, perché questa sentenza è veramente una vergogna.